Signore e signori, buonasera. Sono Guido Pescosolido, il direttore scientifico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia. Ho l'onore di aprire questo incontro e porgere un saluto anche da parte del Presidente, l'onorevole Gerardo Bianco, il quale comunque è in arrivo, ci sta raggiungendo, ha avuto un inconveniente credo legato ai trasporti, non so se pubblici o privati, ma insomma è questione di trasporto, Per quanto, e quindi mi ha incaricato appunto di salutarvi e di cominciare, poi lui evidentemente subentrerà. Il motivo dell'incontro ovviamente è la presentazione di questo libro della collezione di studi meridionali. La collezione di studi meridionali, come tutti ricordiamo, è un'illustre collana fondata da Umberto Zanotti Bianco all'interno dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, fondata ovviamente nella prima parte del Novecento, e ha avuto diversi momenti nella sua lunga storia, con una ripresa molto regolare delle pubblicazioni nel corso degli anni Ottanta, soprattutto ad opera di Rosario Romeo, sotto la direzione scientifica di Rosario Romeo e la presidenza di Manlio Rossi Doria, e poi ha continuato sotto la direzione del Consiglio Direttivo e il coordinamento mio personale fino ai nostri giorni, con la pubblicazione di una serie di volumi che io reputo abbiano costituito un punto fermo nella storia del dibattito sul Mezzogiorno, sulla storia del Mezzogiorno e del meridionalismo. L'ultimo libro è appunto questo di Giovanni Russo, Nella terra estrema, reportage sulla Calabria, con uno splendido, devo dire, saggio introduttivo di Vito Teti, e non lo dico per piaggeria perché l'autore è presente, ma perché è veramente uno splendido saggio introduttivo, pensato intensamente dalla prima parola fino all'ultima, con una capacità di individuare i problemi storici di contesto e collegarli con quelli toccati dagli scritti di Giovanni Russo, a volte anche magari integrando qualche periodo in cui gli scritti di Giovanni Russo non sono stati presenti in alcuni anni, e appunto poi introducendo la raccolta degli scritti di Giovanni Russo. Una testimonianza, devo dire, lucida e toccante, che parte dagli anni 50, ma attenzione, si apre con un saggio scritto nel 2013. Quindi un saggio di vivissima attualità sul quale si potrà tornare, anch'io mi riservo eventualmente di tornare nel corso del dibattito, ma poi si parte da suoi scritti degli anni 50 e la tormentata storia della questione meridionale, del Mezzogiorno e della Calabria all'interno della storia della questione meridionale e della storia nazionale è toccata in diversi momenti con una maestria che tutti conosciamo, quella appunto di Giovanni Russo, uno scrittore di grandissima efficacia, uno scrittore di grandissima intensità, un scrittore che ama il Mezzogiorno e che ama la Calabria, e la ama nel modo migliore, senza poi far sì che questo amore faccia velo ai suoi giudizi anche impietosi sulla Calabria, sui calabresi e sui meridionali, che onestamente
nel libro emergono e che sono il modo migliore per portare avanti e continuare un discorso sul Mezzogiorno che ha interlocutori esterni, ma se non ha anche un serio dibattito al proprio interno non andrà da nessuna parte. Ma io mi taccio perché debbo cedere la parola appunto a Nino Borsellino, un maestro di storia della letteratura, di critica letteraria e di storia della Calabria e soprattutto di Corrado Alvaro, e quindi lo prego di prendere la parola. Ma insomma, la successione alfabetica, come sapete, è inesorabile. Io dovrei essere l'ultimo tra voi e insomma introdurre qualche considerazione che in qualche modo mi è pertinente. Però devo dire che Giovanni Russo sollecita, anche ha voluto che io fossi tra voi. Certo, non potendo aggiungere niente a quello che è stato scritto da Giovanni a suo tempo e in tempi recenti, e soprattutto anche a quello che è introdotto per queste questioni che sono presenti dal punto di vista economico, storico, antropologico, eccetera, da Giovanni Russo. E sono stato sollecitato dal fatto che Giovanni dice a un certo punto, dice: a Corrado Alvaro debbo la scoperta della Calabria, grazie alle pagine di Gente in Aspromonte e alle riflessioni sul Mezzogiorno. Questo è molto importante. Certo, se devi qualcosa a Corrado Alvaro, da questo punto di vista, devi a Alvaro l'immagine che lui ha lasciato, che è un'immagine poetica, certo, di una Calabria che ancora aveva pastorizia, aveva contrasti feroci tra baroni e contadini, che aveva poi, fra l'altro, dalla parte della delinquenza qualcosa, si potrebbe dire, di nobile rispetto ad esso, cioè il brigantaggio. Ed è la sorte, vero, del protagonista di Gente in Aspromonte, e che ha fatto avvicinare questo racconto straordinario a racconti di Verga, ovviamente, alla Vita dei Campi, novelle rusticane, e soprattutto a due capolavori, senz'altro, Ieri il pastore, soprattutto, che è quello più vicino, forse. Questo mi consente di dire qualcosa, ma per carità, è da incompetente sul piano assolutamente economico. E se mi consentite, se non vi sembro irriverente, vi posso raccontare che sono stato colpito durante una seduta di laurea nell'Università di Salerno, dove ho insegnato come secondo incarico, una seduta di laurea che era presieduta da un collega anziano e che si era assunta la responsabilità di supplire a una relazione che non c'era o c'era scritta soltanto, una tesi di una laureanda che era, insomma, aveva come tema la situazione economica a Cosenza. E fu straordinaria una risposta che questa donna diede a quello che faceva da presidente, da relatore, che non aveva voluto scoprire tutte le carte del relatore vero e proprio, perché insomma l'avrebbe un po' intimorita, perché c'erano molti rilievi. E allora
insomma, si è fermato solo su un punto. Dice: ma signorina, come mai lei non parla dell'industria a Cosenza? Questa è una lamentela che fa il suo professore, il suo relatore, che non è qui presente. E questo ha risposto: professore, non dico il nome, a Cosenza l'industria non ci sta, c'è scarsezza di penuria, letteralmente, scarsezza di penuria. Il collega che stava accanto a me, che da tempo era la prima seduta, si avvicina e mi fa: ma tu pensa che situazione è la nostra, cioè c'è scarsezza di tutto, anche di penuria. Quindi quello che posso dire io, che c'è questa immagine desolata proprio di un'industria che o era scomparsa o comunque non era mai apparsa, ma effettivamente l'immagine che io ricavo da questa è un'immagine alvariana, un po' arcaica. Sono calabrese anch'io, calabro siculo, anzi siccome sono nato a Reggio Calabria, quindi non distante dalla costa, dalla terra, dall'Aspromonte, eccetera. E in un certo senso, siccome poi la mia fanciullezza è stata a Cosenza, addirittura neppure a Reggio in parte, ma soprattutto per 5 anni a Cosenza, per necessità familiari, professionali di mio padre, e quindi poi per trasferimenti invece in Sicilia, da cui deriva la mia famiglia, forse paterna, mentre la famiglia materna è calabrese e fra l'altro in un certo senso sopravvissuta al terremoto del 1908, scusatemi se dico queste cose, ma è un modo di collegarsi, nel terremoto dove mia madre era nella pancia di sua madre che era sotto le macerie, ma fu tirata fuori, nacque poi a Napoli e quindi c'è questa sensibilità anche sismica. Comunque poi la Sicilia, l'adolescenza, quindi la formazione, sicché mi posso dire l'unico ponte sullo stretto che oggi che c'è, fino a quando io ci sarò credo l'unico ponte sullo stretto. E posso intervenire su Alvaro, anche perché tu forse non ricordi che siamo stati a Gambarie nel 1900, in settembre del 1992, a riunirci proprio lì per parlare di Corrado Alvaro. Non eravamo in molti, c'è quella situazione, era poi quelli, i villeggianti a settembre se ne erano già andati. Per fortuna c'era un residuo di miei parenti che hanno fatto, se no i relatori stessi tante volte si danno il turno e fanno. Però è stata un'occasione bella di incontro, ero anche fervido, fra l'altro con il risultato poi di acquisire dal fratello di Corrado Alvaro, il prete Massimo, sacerdote, e l'archivio che abbiamo portato a Roma e così via. In quell'occasione, continuo con degli aneddoti, poi aggiungerò giusto qualche cosa proprio nel merito di Alvaro e della mia anche conoscenza del debito che ho anzi con Corrado Alvaro. E in quella circostanza il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte, perché Gambarie non è un comune, ringraziò tutti all'inizio della presenza e in particolare dice: dobbiamo ringraziare il professor Borsellino, fratello del martire Paolo Borsellino, che era la strage era avvenuta nell'estate, quindi si era diffusa la voce che io fossi il fratello. Io ho dovuto spiegare che la mia angoscia, il mio dolore, quella civile soprattutto, poi
per, fra l'altro in maniera indiretta, per congiunzioni di giovani magistrati, anche con mio nipote, eccetera, sapevo di Paolo Borsellino anche in vita, e che uomo fosse, anche che magistrato fosse, eccetera. E ho detto che questa era la cosa. Però questo non è bastato, perché a un certo punto la giornalista, che era anche la farmacista di Gambarie, chiese a Massimo Alvaro, il figlio di Corrado Alvaro, di dire qualcosa di suo padre, e ci riunì nel suo retrobottega e dice: venga anche lei a parlare. E di nuovo lei adesso mi parli di suo fratello, cioè del giudice. E io non sapevo più come prendere questo equivoco, come, e però mi ha dato l'occasione poi di scrivere del mio debito con Alvaro. Tu hai conosciuto Alvaro un po' prima di me, nel 49 mi pare. Io l'ho conosciuto nell'estate del 52 e non ero laureato ancora, però per liberarmi, per affrancarmi dalla dipendenza stretta anche dei miei genitori, che stavano a Catania e io stavo a Roma, ebbi, allora si poteva, anche la gioventù trovava a Roma qualcosa, anche di iniziative culturali, ovviamente come questa, ma c'erano altre, enciclopedie, io ho lavorato all'enciclopedia dello spettacolo, mia moglie all'enciclopedia universale dell'arte, quindi oggi c'è il vuoto, non si trova, non c'è più niente, non ci sono iniziative editoriali, eccetera, e così via. E questa lavorava in una società appunto pubblicitaria, e a un certo punto mi hanno chiamato i capi per dire: Borsellino, avremmo bisogno di una firma importante per un cortometraggio sulla canapa, perché c'era una campagna in favore di questa fibra nazionale, non so se era un po' un carrozzone con altre. E allora a me mi era capitato di vedere proprio tra i libri, anzi le riviste di questa che si conservavano in questo appartamento della società, dei numeri proprio di una rivista patinata di Giuseppe Bottai intitolata Civiltà Fascista. Aprì, questo l'avevo aperto, e c'era, sono rimasto impressionato dall'inchiesta, dal viaggio che Alvaro aveva fatto nell'ex per la bonifica pontina, e che aveva poi pubblicò, ma per la prima volta uscì lì con delle illustrazioni, e si intitola Terra Nuova. Allora io pensai, dico: guardate, la firma migliore sarebbe quella proprio di Corrado Alvaro. Ah, benissimo, si mette in movimento. Allora, in quei tempi non c'era molta pratica del telefono, non vi ruberò poi molto più tempo, ma non c'era molta pratica. Allora io non sapevo come andare a cercare, non sapevo l'indirizzo, niente, e chiesi a un mio cugino, Ferdinando Virdia, che forse tu ricordi di nome, Virdia. Eravate amici, ecco, sì. Sì, critico teatrale, sì, dalla parte di mia madre, era un cugino. E allora gli ho detto: Nando, senti, ma come faccio? Lui aveva scritto già, mi pare, un libretto, era amico poi di Alvaro, e dice: sai, sta a Vallerano nella Tuscia, quindi dovresti, non ha telefono, dovresti andare fin lì. E io andai, e veramente quest'uomo mi fece un'impressione. Arrivammo, che c'era un'estate afosa e c'era una stanza da pranzo dove avevano già pranzato, che era buia per evitare le mosche, eccetera, e così. E allora lui veramente fu straordinario, mi fece un'accoglienza personalmente a me, non tanto all'altra persona che stava con me, sentendo che io mi dovevo laureare con Natalino Sapegno su un tema, vabbè,
che non era per niente meridionale, poi allora si interessò, mi fece vedere la sua biblioteca. Beh, devo dire che accettò per un compenso minimo di fare. Io lo portai poi all'Istituto Luce, vide questo cortometraggio e io mi auguravo che respingesse questa cosa, perché il cortometraggio era veramente, insomma, così convenzionale, non dico di che cosa, una specie di metamorfosi ovidiana, per modo di dire, della canapa in fanciulla. Allora mise la firma, insomma, dico, e purtroppo questo cortometraggio fu visto da moltissimi, perché anticipava, come si usava allora, una proiezione, cioè, e niente di meno, il film che poi seguiva questo cortometraggio era Limelight, cioè Luci della ribalta di Charles Chaplin. Allora l'hanno visto tutti, hanno visto la firma di Corrado Alvaro, e Corrado Alvaro ricevette una veramente reprimenda da parte di amici, cioè da Elena Cravedi e dal marito, sullo Spettatore, mi pare che sia molto italiano. Quello di Elena Croce. Elena Croce, sì. Perché hanno supposto che lui si fosse quasi venduto per una cifra. Lui stesso disse: ma questo è quello che io prendo per un articolo sulla Stampa. E mi disse, mi aveva detto, venga a trovarmi a casa mia. Così io ebbi una tale vergogna che non riuscii poi ad andare più. Intanto nel 1956 morì. Proprio qui l'Enciclopedia Italiana, il dizionario biografico, alla morte subito, che è un dizionario di defunti, mi aveva chiesto di fare la voce proprio su Alvaro. Io non me la sono sentita e ho ceduto, gli ho chiesto a Ferdinando Virdia di farla lui, così. Da allora non mi sono occupato di Alvaro, tranne dopo molto tempo che è cominciato il mio, proprio la mia attività quasi devota, con una serie di articoli su Alvaro e Pirandello, e soprattutto su questa figura del padre. Pirandello era come un padre per Alvaro, e lui sentiva molto tutto questo, e anche il rapporto di Pirandello col fascismo. E tuttavia non gli aveva mai tolto, vero, questa sua devota attenzione, perché capiva che tra l'opera di Pirandello e invece la cultura fascista c'era proprio un abisso, insomma, non potevano essere. E soprattutto sono stati poi a Berlino insieme, eccetera. E io ho seguito un poco tutto questo. Quindi quando, insomma, ho visto che tu appunto hai avuto una fermentazione alvariana, ho capito che quella era, certo, ecco il presidente, ho capito che quella Calabria era ormai una Calabria arcaica, e purtroppo anche l'emigrazione calabrese, a quanto pare, è un'emigrazione piuttosto particolare, oltre all'emigrazione vera e propria, dal punto di vista, vero, delle cronache, che sono delle cronache criminali, cioè è un'emigrazione che, apparente, che sta magari alle sue radici in Calabria, ma si è diffusa dovunque. Quindi da questo punto di vista c'è anche da piangere su questa situazione calabrese. Quindi le radici della Calabria sono radici sempre povere, in qualche modo secche, però la Calabria è anche bellissima, aperta, così, nelle coste, potrebbe avere, lo dite voi, lo sviluppo. Credo che ci sarà un futuro. Chi vivrà vedrà, io non so che dire. E per parlare poi di quello che tu hai scritto, perché non vorrei aver sopraffatto nel tuo libro, quindi devo dire
che forse tu hai detto, non ti sarà sfuggito, che in uno dei suoi libri, forse addirittura I maestri del diluvio, a cui segue L'uomo è forte, Alvaro dice che la capacità di capire che cosa è un paese e anche che cosa è la gente di quel paese, quando uno si trova proprio, è la prima impressione, quando si arriva, quando si coglie lo sguardo delle cose. Tu nelle tue prime inchieste di reporter, chiamano così scrittore, però, insomma, fai proprio questo. E ti avvicini alla gente e subito, immediatamente, cogli qualche cosa che va al di là della cosa. Se c'è il barone è identificato con pochi tratti, anche con il silenzio e che anche con quel disprezzo allora negli anni della gente che cercava di attaccarsi anche alla campagna. Questo lo fai proprio con una capacità di scrittore che forse deve qualcosa ad Alvaro. Sappiamo che Alvaro era memorialista, giornalista, scrittore di romanzi e di racconti, un racconto meraviglioso come Il ritratto di Melusina, per esempio. Ma fu uno scrittore, un calabrese, che invece era tutto proiettato sul mondo, sull'Europa. Non capisco com'è possibile, per esempio, che anche saggisti come Todorov, per esempio, che hanno scritto sul secolo del male, e abbiano dato spazio, ovviamente, a scrittori come Kessler, per esempio, Orwell, ovviamente, no? Ed era giusto che fosse così, e poi anche a Primo Levi. Hanno dimenticato completamente l'autore di L'uomo è forte. L'uomo è forte, è il primo romanzo inchiesta, si potrebbe dire, un romanzo greve, quindi non è un romanzo, perché greve era quella società totalitaria. Lui veniva da un paese totalitario, ma sapeva bene che quel totalitarismo era un totalitarismo diverso, cioè di una repressione generale che non lasciava spazio neppure a quello che lui poteva fare e che ha testimoniato in un libro che io ho avuto il piacere poi anche di introdurre nell'edizione economica, come ha introdotto L'uomo è forte, che è Quasi una vita. E Quasi una vita è un giornale privato che va negli anni 20, sono 20 anni, dal 1927 al 1947, no? Poi quando lo pubblica vince il premio Strega, e giustamente, con quel libro. È un libro che bisognerebbe ritornare a leggere. Oggi si parla tanto del rapporto intellettuali-fascismo, anche lui addirittura arriva a dire, sono sue confessioni private, che essendo oggetto di curiosità da parte del duce addirittura, perché Mussolini si interessava direttamente, faceva arrivare i suoi messaggi o attraverso Bottaglia oppure attraverso altri scrittori, dice che si sentiva quasi stuprato da questa attenzione. Ora, è un libro di questo scrittore calabrese di nascita e assolutamente europeo, però del Novecento, che dovrebbe essere attirare l'attenzione non solo di noi scrittori italiani, bisognerebbe da questo punto di vista anzi far conoscere di più libri come I maestri del diluvio, L'uomo è forte, e poi tutte queste annotazioni anche berlinesi, per esempio, quando lui conosce Karl Kraus, nomina Brecht, quindi in anticipo su tutto, quest'uomo che, come dice Pancrazzi, aveva il volto che sembrava un pugno, e infatti si vede anche qui che è giovane, che ha questo volto, no? Quest'uomo
quest'uomo era capace di penetrare dovunque e naturalmente di confessare, come fece al figlio, anche la necessità per la resistenza fisica, la sopravvivenza materiale e per la sopravvivenza della letteratura anche, che era possibile in qualche modo, di, purtroppo, di compromettersi, seppure senza mai vergognarsi, non ebbe mai la tessera. Quindi il mio compiacimento per questo libro tuo è relativo a quello, a quel tanto che io so e che ho vissuto, devo dire, e questo mi fa piacere che tu mi abbia dato l'occasione appunto di rievocarlo. Grazie. Un grazie veramente sentito a Nino Borsellino, saluto il presidente Gerardo Bianco arrivato, gli chiedo se può intervenire dopo. Bene. Allora io non frappongo tempi in mezzo e chiedo al curatore del libro di prendere la parola, quindi la parola a Vito Teti. Grazie, buonasera a tutti. E quando Giovanni Russo mi chiamò per telefono concedendomi l'onore, facendomi la proposta di scrivere qualcosa a una sua raccolta di saggi sulla Calabria, che io non sapevo quali fossero, pure conoscendo l'opera di Giovanni, io accettai l'invito immediatamente, a dispetto di impegni, di consegne, eccetera. Perché Giovanni, assieme ai grandi meridionalisti, poi assieme a Levi, assieme a Scotellaro e ad Alvaro, fu un punto di riferimento dei miei studi universitari, non tanto di quelli demoantropologici verso cui stavo orientando le mie ricerche, ma soprattutto quelli di carattere sociologico, economico, letterario. Poi, come capita, le cose hanno forse anche un loro destino. E quando mi arrivarono i testi di Giovanni, vidi che c'era questa sorta di circolarità, di organizzazione, di impianto del libro. Si partiva ad Alvaro e si tornava ad Alvaro, rispetto a cui aggiungerei ben poco, dopo aver ascoltato i bei ricordi e le belle suggestive considerazioni di Nino Borsellino, a cui debbo davvero tanto per la sua lettura alvariana e per la sua lettura della letteratura che io amo. E mi trovavo in quel periodo, in maniera miracolosa, a mettere assieme, a raccogliere, a coordinare un lavoro di trascrizione di testi alvariani che sembravano persi, che nessuno conosceva. Un suo compagno di liceo, tal Domenico Lica, farmacista, a cui Alvaro dava i suoi stracci, come li chiama, a Catanzaro, all'età di 19-20 anni, ancora prima, perché non venissero distrutti da questo padre rigoroso che, come sappiamo, lo voleva poeta. È un rapporto complesso, bello, denso questo tra Alvaro e il padre. E trovammo delle lettere scritte da Alvaro a una donna, contessina Ottavia Puccini, durante la guerra dal 15 al 18, prima che conoscesse Laura Barbini,
E poi dicevo al professore Nino Borsellino, la cosa più interessante c'è questo testo molto grezzo, però pieno di cancellature, di interventi. Si vedeva un Alvaro già consapevole dei propri mezzi e già un Alvaro che voleva fare lo scrittore, si capiva subito. E intitola un lungo racconto, Un paese, del 1916, che dice diventerà la base per Gentina Aspromonte, e questo porterebbe all'indietro, diciamo, la datazione, almeno l'idea della costruzione di Gentina Aspromonte e quell'interesse per un mondo arcaico rurale qui ricordato, che poi Alvaro si sarebbe portato appresso nella sua scrittura, nella sua memoria, anche quando se ne sarebbe allontanato molto. Ma qui veramente quello che diceva il professore Borsellino a proposito dell'uomo è forte, questo capolavoro della letteratura europea, che sembrerebbe il romanzo più lontano dalle tematiche alvariane, poi ti mostra i pellegrini, l'acqua, il bagno di purificazione, cioè Alvaro tornava in altre forme a quel mondo tradizionale che aveva, diciamo, lasciato, ma che trasfigurava e inseriva nella modernità. Sarebbe un discorso lunghissimo, e quindi voi capite, io vidi quasi una sorta di segno del destino, l'incontro di Giovanni con Alvaro. Ora, del libro ho scritto qualcosa e spero che venga letto, non tanto quello che ho scritto, ma che venga letto il libro di Giovannino Russo. Io una considerazione vorrei fare su questa, nella terra estrema, su questo titolo. Giovanni trova l'estremità e l'alterità del sud, ma in maniera particolare della Calabria, negli anni 50, ma poi la ritrova negli anni 60, la ritrova oggi. E ci viene in mente questa immagine di lunga durata della Calabria come India interna, no? I padri gesuiti ricordati da De Martino, che parlavano della India Poracà, della Indias Poracà. Perché studiate le Indie di là e non vi occupate delle Indie di qua? E poi la lontananza della Calabria anche da Napoli stesso. Ecco, qui ci sarebbe da aprire un discorso interessante sulla costruzione degli stereotipi antimeridionali, perché in genere si pensa che sia stata l'antropologia positivista a criminalizzare, tra virgolette, il meridione, ma vi assicuro che le cose che venivano dette della Calabria a Napoli, nel regno di Napoli, erano dure, crude, quasi quanto quelle che poi sarebbero state dette dai piemontesi. Quindi questo per dire che forse dovremmo leggere con un'ottica di più lunga durata. Croce, il regista. Esattamente, quel bellissimo saggio sul paradiso abitato da diavoli. Destercore asinorum, sì, terribile. Sì. Quindi terra estrema, terra della lontananza. Dov'è un'estremità possibile? In quello che hanno descritto gli storici, i geografi, gli antropologi. Questo contrasto enorme, no? Climatico, le stagioni, 800 chilometri di costa e il 95% di territori pianeggianti, e
quel miscuglio di sentimenti e di appartenenze che vanno dal radicamento estremo alla fuga estrema, la stanzialità che convive con l'erranza ed estrema poi nel contrasto delle immagini. Sulla Calabria e sul Sud si è scritto di tutto in positivo e in negativo. Quindi chi si occupa di Calabria in qualche modo ha un compito ingrato, perché deve scrivere una sorta di parsa destruense, no? Prima di affrontare il proprio argomento. Nel Settecento Aceti, che commentava Barrio, altri commentatori di Barrio, non era Aceti, e doveva prima spiegare perché i calabresi non avevano davvero ucciso Cristo. Quindi c'è un capitolo iniziale in cui dice: guardate che non è vero tutto quello che dite. E poi bisognava affrontare gli argomenti, fossero essi sociologici, economici, eccetera. Quindi un'identità costruita sulla difensiva, sulla difesa di sé, e che spesse volte poi diventava rivendicazione estrema. Noi vediamo oggi come spesse volte, per contrastare l'immagine di una Calabria criminale, si cade poi nell'eccesso opposto per dire che la criminalità non esiste o che non è troppo influente. Allora, rispetto a questa difficoltà di cogliere la Calabria che Alvaro, in quel bellissimo e insuperabile libro letterario e antropologico insieme, Calabria, mi fu sempre difficile raccontare che cos'è stata la mia regione, perché è una regione dai contorni leggendari, che la sua padrona di Berlino confondeva con le Asturie, quindi era una geografia mitica, una geografia dell'anima. E rispetto a queste difficoltà di immagini che sono a volte pesanti, a volte leggere, a volte eccessive, a volte fragili, qual è lo sguardo corretto, secondo me, più impegnativo, più faticoso, se non quello che ricordava Borsellino per Giovanni Russo, la capacità di arrivare nei posti, nei paesi, e cogliere dai dettagli, dagli incontri occasionali, gli elementi di una società che cercava di affacciarsi a quella che poi avremmo chiamato, con un brutto termine, forse con un termine problematico, modernità. E qual era lo sguardo più idoneo, se non quello dei meridionalisti che erano presenti, che c'erano, che si recavano nei posti? Guardate, noi oggi abbiamo decine di libri sul Sud, neoborbonici, filoborbonici, antimeridionali, due localismi complementari, scritti da gente che visita poco il Sud, che non cammina a piedi o con la macchina come camminava Giovanni Russo, che non cammina a piedi come camminavano gli Snardi e Zanotti Bianco, che non, o Corrado Stogliano, che non sono stati lì. Spesso si ripetono cose lette, e si scambia per presente quello che invece è passato. Allora questa lezione di Giovanni, di tornare in qualche modo a un meridionalismo che è fatto prima di tutto di sguardo attento, di passione, di curiosità e anche di non opposizione pregiudiziale. Per esempio, il rapporto con l'industrializzazione che Giovanni Russo ci racconta non è pregiudiziale,
c'era una speranza rispetto all'industria nella Calabria degli anni 60, che lui coglie bene perché era voluta dalle popolazioni, dai piccoli imprenditori, da molti politici, e però poi quando l'industrializzazione diventa devastazione, precarietà, incompiutezza, Giovanni si discosta da questo tipo di operazione che lui non aveva immaginato in quel modo. Quindi l'esserci, il guardare con pacatezza, io trovo questo meridionalismo di Giovanni Russo illuminato, democratico, e che avviene, questo voglio dire, in una cornice unitaria. Invece all'inizio degli anni 90, con l'affermarsi della Lega, ma anche di xenofobie più generali, per la prima volta il nord e il sud, che prima erano diversi, che prima i meridionalisti volevano far incrociare anche attraverso forme di federalismo solidale, cominciano ad essere descritte come entità separate. Le parole di Miglio, gli scritti di Miglio, che non adopera il termine razza ma adopera il termine cultura, sembrano presi pari pari dalle parole di Niceforo. E di Niceforo. Niceforo. Di Niceforo, di Alfredo Niceforo, in Italiani del Nord, Italiani del Sud, dei Lombrosiani in genere. Anzi, auspica la stessa differenziazione, la stessa distinzione. Giovanni Russo in quel periodo scrive, e questo è molto importante, un libro, I nipotini di Lombroso, dove coglie il rischio che a un razzismo immotivato, rancoroso di alcuni ceti del nord si rispondesse con un localismo neoborbonico, filoborbonico, che non portava da nessuna parte. Ebbene, secondo me questo rischio in parte, per molti aspetti, si è verificato. Nel momento in cui, per esempio, un concetto come identità, che è un concetto molto complesso, molto ambiguo, viene assunto quasi per affermare un noi del sud contro un loro del nord. Siamo caduti nella trappola leghista della distinzione, della separazione, e non abbiamo capito invece che forse le ragioni del sud andavano ripensate, continuando e innovando quella tradizione meridionale e meridionalistica. Certo, ci sono stati storici, studiosi, antropologi che hanno letto la realtà in maniera diversa, ma i grandi giornali, i grandi gruppi editoriali si sono affezionati a quest'idea delle due Italie, che non è più l'idea delle due Italie che si debbono riunire o conciliare, è l'idea delle due Italie che si debbono separare. Il libro di Giovanni Russo, che attraversa appunto 40 anni di storia, va in un'altra direzione, nella direzione di capire cosa è successo, cosa poteva non accadere, dove i gruppi dirigenti hanno sbagliato, dove le élite intellettuali non hanno assolto al loro compito di guida. E questo c'è nel libro di Giovanni Russo. E questo ritorno ad Alvaro non è un ritorno nostalgico al passato, ma è un ritorno
alla lezione alvariana, a quella lezione alvariana che, mi scuso con il maestro Borsellino, se oso andare in questa direzione, sapeva conciliare tradizione e modernità, mondo dei padri e delle madri, mondo dei figli, città e paese, nord e sud, itinerario italiano con un treno nel sud, e che soprattutto lanciava dei segnali con la sua scrittura, ma anche con il suo operare, di tipo etico, morale, l'etica, la morale, quello che si è sempre dimenticato negli ultimi anni, la mitologia del fare senza un ethos, come avrebbe detto De Martino, del trascendimento, senza una finalità, come se fare di per sé sia, come dire, positivo, invece possiamo fare e distruggere il mondo, o viceversa non fare e restare nelle sabbie mobili dello status quo. In Alvaro questa lezione, questo messaggio è molto forte, quindi rileggere Alvaro criticamente oggi, specie in questo periodo in cui siamo invasi da tanta letteratura che non meriterebbe, secondo me, grande attenzione, rileggere Giovanni Russo, quelle sue analisi pacate, lucide, sentite, sorvegliate, quella sua scrittura letteraria, ecco, lo notava tra le righe Borsellino e anche esplicitamente, come Alvaro era un grande saggista, vorrei dire un grande etnografo, a volte un grande antropologo. In Giovanni Russo emerge questo bisogno di raccontare le cose in maniera letteraria, quasi che non ci fosse una distinzione netta tra le due scritture, e questo io lo trovo molto bello. E allora ecco che questo ritorno ad Alvaro, questo ritorno di Russo a se stesso, di noi a Russo, di noi a noi stessi, mi sembra un ritorno da accogliere con un grande favore, da incoraggiare. Ringrazio l'associazione Anime, dove io ho studiato quando ero un po' più giovane, e penso che questi libri meriterebbero di essere conosciuti, presentati in un momento che continua ad essere molto confuso, e sento di dire anche a voce a Giovannino Russo grazie per quello che ha fatto, e grazie anche per essersi messo in gioco raccogliendo degli scritti che potevano prestarsi, come dire, a un'idea di una qualche frammentarietà, e che invece è riuscito a restituire nella loro storicità, nella loro compattezza, seguendo un filo logico coerente che resta la testimonianza di una vita di amore per la ricerca, per il meridione, per la questione meridionale. Grazie. Ringrazio, invito te, di oltre che per la cura e l'introduzione del libro, anche per questo splendido intervento che ha trasmesso all'uditorio tutta la problematicità e tutto il fascino di questo libro, perché è un libro problematico
su molti versanti e che va letto e che ho letto, devo dire, con attenzione, con interesse e ne sono stato avvinto sin dalle prime pagine. Ne sono stato avvinto perché? Perché c'è una capacità, come ha detto Vito Teti, unica in russo, di inquadrare le problematiche generali attraverso l'analisi del particolare, del ritratto, direi quasi del flash in certi momenti, del bozzetto. E però i grossi problemi del dramma calabrese, perché di dramma si tratta nella sua intera parabola, ecco, i problemi ci sono tutti. I problemi ci sono tutti. Dai primi articoli degli anni 49-50, va bene? Anzi, premettiamo che il libro si apre con un saggio del 2013. Il primo saggio è scritto nel 2013, cioè quest'anno, e sono proposti all'attenzione del lettore tutti i temi di più scottante e viva attualità, con un messaggio finale che, nonostante tutto quello che poi verrà raccontato nel libro, nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante tutte le delusioni, i fallimenti, le delusioni e la sfiducia strisciante, si chiude però invece con un messaggio di speranza, comunque di fiducia, comunque in un futuro che in qualche modo dovrà venire, e indica anche quali sono poi i campi, cioè quello dell'istruzione, quello della ripresa di un discorso neomeridionalistico che faccia finalmente, che metta finalmente a tacere tutti gli errori, elimini tutto ciò che di sbagliato c'è stato in precedenza e che rilanci questa, la questione calabrese e la questione meridionale all'interno di un contesto però che continui ad essere nazionale e che guardi al Mezzogiorno come, diciamo così, messaggero, portavoce dell'Europa nel Mediterraneo, e non a un Mezzogiorno isolato dall'Italia e dall'Europa nel contesto del Mediterraneo. Detto questo, poi si comincia con i primi saggi e veramente sono rimasto affascinato dalla descrizione della società meridionale e della società calabrese, sia nei suoi termini, direi, fisici, paesaggistici, sia nei suoi connotati antropologici, umani. E vorrei semplicemente limitarmi a un brano, perché giustamente è stato richiamato Corrado Alvaro, però come descrive con pochi tocchi Pietrapaola, la segregazione, la solitudine di Pietrapaola. Dice Russo: un paese solitario nelle montagne, miserabile, abbandonato, dove vivono una borghesia terriera incapace di sentire un dovere sociale e che la terra concepisce solo come uno strumento di sfruttamento, e contadini diffidenti e orgogliosi. Cioè, c'è la storia immota del dramma, della solitudine del paese, della sua segregazione, ma della frattura sociale mai sanata che risale alla fine del Settecento, agli inizi dell'Ottocento, che si è acuita ancor di più con l'abolizione del feudalesimo, la liquidazione dei demani, le usurpazioni dei demani pubblici da parte dei borghesi, e che è stato un filo rosso di odio che ha percorso le campagne meridionali, e questa sì è la vera radice del brigantaggio
che esplode anche all'indomani dell'unità, e che ha contrapposto contadini e galantuomini. Lui li ritrova a Pietrapaola e i Cafoni dicono quelli lì, i contadini, non li nominano neppure i borghesi, dicono quelli lì, e giustamente la legge di questa società è una sola, conclude, l'odio. Quindi abbiamo una società contrapposta ancora all'indomani della guerra, che non ha sviluppato un minimo di ceto medio interposto tra questi due soggetti, cioè una possidenza terriera latifondistica, che non ha fatto nulla per cambiare se stessa, cambiare le situazioni sociali ed economiche, e un mondo contadino senza speranza, che non vede altro di fronte a sé che o l'intervento poi della riforma oppure l'emigrazione. L'emigrazione, non riuscendo evidentemente a organizzare una rivoluzione sociale politicamente guidata e consapevolmente organizzata, appunto. Ma un'altra cosa, un altro, per dire, poi i bozzetti, il parroco, va bene, la richiesta dei favori, ma soprattutto mi ha impressionato, non ve lo leggo, il ritratto del latifondista. Beh, insomma, quello è un capolavoro. Io invito i presenti a leggerlo con attenzione, perché per contrasto mi ha suscitato una serie di riflessioni. Allora, chi è il personaggio? È stato un personaggio reale, perché tu ci sei stato a contatto, lo descrivi, sei stato dentro casa tua. Allora, un personaggio piccolo, rinsecchito, che non capisce nulla di quello, che non capisce perché gli stanno misurando le terre, no, che la riforma agraria gli sta sottraendo. Dice che è tutto un disastro, e che è tutto completamente sbagliato, e che non ha però nessuna capacità di proposta. Ma anche nel fisico, no? L'ho visto, scusami, mi è tornato per contrasto la descrizione del barone siciliano, del principe di Salina, che fa Tomasi di Lampedusa. Dico, quello è un baronaggio che sta alla fine, no? Che si ritiene alla fine di un processo ed ha un finale grandioso, diciamo, lui nella sua solitudine. Anche fisicamente è un gigante, no? No, questo qui, questo barone del Novecento, è piccolo, rinsecchito, sta per essere espulso dalla storia, non suscita nessuna grande passione, niente di niente, e scomparirà poi di lì a poco. Ecco, e quindi c'è una descrizione della società rurale calabrese a metà del Novecento, non a metà dell'Ottocento, che è praticamente identica a quella che hanno descritto Salvemini, Fortunato, i contrasti sociali nelle campagne descritti da Salvemini, Fortunato all'inizio del secolo, e quello che c'era anche a metà Ottocento, era quella situazione lì, noi la ritroviamo completamente in moda. Certo, poi il libro si snoda su altri punti fondamentali, e l'industrializzazione mancata giustamente è centrale. Viene però giustamente messo in rilievo che comunque questa riforma agraria ha decretato la fine di un mondo. Quel mondo lì descritto finisce con la riforma agraria, ma finisce anche con l'emigrazione, con il grande dramma dell'emigrazione, dove sorgono i problemi: era possibile evitarla, non era possibile evitarla. Da questo punto di vista io sarei d'accordo con Rossi Doria, insomma, non c'erano molte alternative, anche se ci fosse stata una felice industrializzazione riuscita negli anni 60-70, l'emigrazione degli anni 50,
o di fine anni 50 difficilmente, perché il rapporto tra popolazione e risorse in Italia era di nuovo talmente squilibrato che insomma ci sarebbe occorso non uno ma due miracoli economici, e noi ne abbiamo avuto solo uno di miracolo economico negli anni 60. Certo, e però la descrizione della desolazione di questi paesi svuotati poi dall'immigrazione è ancora qualcosa di estremamente attuale, che va letto, va riletto, perché sono pagine veramente, veramente molto affascinanti, molto, molto ben, molto riuscite. Il nodo però centrale, lo snodo di tutto, è poi l'industrializzazione. L'industrializzazione che è stata guardata non solo da Giovannino Russo con favore all'inizio, ma è tutto il Mezzogiorno, è tutta la Calabria che guarda all'industrializzazione come l'unica possibilità di uscita. E noi possiamo anche essere tutti d'accordo sul fatto che sia stata una industrializzazione, diciamo così, in cui sono stati commessi molti errori, in cui ci sono state frodi, va bene, in cui c'è stata corruzione, in cui le finalità produttive sono state largamente subordinate al clientelismo della politica, di tutto quello che vogliamo. Quello però che io credo, ed è la cosa che Giovanni Russo appunto cerca, cioè non fa assolutamente, è quello di dire che per il Mezzogiorno ci sarebbe stata un'altra via. Io resto dell'idea che l'unica via per risolvere la questione meridionale sarebbe stata quella di una industrializzazione riuscita in quegli anni, cioè quando si tentò di farla. E lo dicono tutti i dati. Finché il Sud ha cominciato a industrializzarsi dopo i poli di sviluppo del 57, noi abbiamo avuto una decina d'anni in cui il divario nord-sud si è accorciato. È stato l'unico periodo storico in cui il divario in termini di reddito pro capite si è accorciato. Dal momento in cui, e possiamo poi discutere sulle ragioni eccetera eccetera, l'industrializzazione è cessata, cioè a metà degli anni 70 è cominciato il processo di arretramento e di degenerazione di quel poco che si era fatto, il divario è tornato, si è allargato. Queste sono due curve che coincidono perfettamente. E mi ha molto poi impressionato l'analisi che Giovanni fa, e la rifà attraverso anche le pagine di un meridionalista dimenticato, cioè di Gaetano Cingari. Se ne parla molto poco. Cingari, sì. Eppure devo dire, ripesca un passaggio della storia di Reggio Calabria di Cingari, che aveva scritto anche quasi in contemporanea una storia della Calabria dall'unità ad oggi, che però trovo interessante rileggere. E dice: al di là dei dissensi sulla situazione che si è creata, siamo nell'88 oramai, cioè dopo che l'industrializzazione, lui si battette molto per il quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, dopo che quella cosa era stata abbandonata. Lui dice: al di là dei dissensi tra potere, affari e gruppi mafiosi, è rilevante il dato congiunto della quasi o nulla credibilità dello Stato, la caduta di consensi reali nei confronti dei partiti, il lassismo pressoché generalizzato, la conferma della convinzione diffusa che tutto, dalla licenza edilizia alla pensione, al posto, eccetera, si ottiene non per diritto ma per favore. Sono pagine che potrebbero essere state scritte oggi, che potrebbero essere state scritte oggi.
E certo gli interrogativi sui perché di questo Mezzogiorno che non riesce a industrializzarsi e di questa malavita che comincia a crescere quando? In questi anni qui. Cioè la 'ndrangheta veramente comincia a prendere piede nelle forme virulentissime che noi conosciamo oggi, dopo che è tramontato il disegno di industrializzazione. Questa è la situazione. E attenzione, richiamo, e il Russo poi richiama nella sua, quando parliamo di ragioni, è rilevante il dato congiunto della quasi o nulla credibilità dello Stato. Ma questo è un dato di fatto sul quale non si è ancora oggi, a mio modo di vedere, abbastanza riflettuto. Perché? Ma perché è chiaro che lo Stato è presente, non è che non ci sia la lotta alla mafia, va bene? E non è che non ci siano stati grandi sacrifici umani, grandi risorse investite per la lotta alla mafia. E tuttavia nella percezione comune del Mezzogiorno la sensazione che lo Stato non faccia sino in fondo il proprio dovere, né nella garanzia dei servizi sociali fondamentali, ma soprattutto nel controllo del conflitto civile, questa è una cosa sulla quale bisognerà tornare a riflettere, perché nel momento in cui un cittadino ha la sensazione che non si può rivolgere allo Stato per risolvere una controversia civile, ma la tentazione di rivolgersi a un potere forte che supplisca la mancanza di efficienza dello Stato è molto alta. C'è poi in tutto, siccome mi hai rimesso questa vena, diciamo così, di osservazione non dei fenomeni collettivi, ma diciamo così degli episodi singoli, individuali, con la loro significatività, mi hai fatto tornare alla mente un episodio di cui sono stato io, diciamo così, testimone e protagonista assieme. Io ho insegnato per 8 anni all'Università di Messina. Ora, come è scritto nel libro, l'Università di Messina è l'Università dei Calabresi, in realtà. Tutta la Calabria continua ad andare lì, anche dopo che hanno aperto le università, insomma, comunque la Calabria c'è una larga. Quindi i miei studenti erano buona parte, diciamo così, per il 60-70% calabresi. Un giorno mi capita di, siccome ero molto più cattivo di adesso, con l'età mi sono ammorbidito, ma bocciavo abbastanza. Una volta mi arriva, dopo che avevo fatto gli esami, la sera in penombra verso il tramonto, tu dici che le città meridionali si guardano bene sempre all'ora del tramonto, verso la sera, le ore della sera sono le migliori per guardare una città. Verso sera mi si presenta uno studente affiancato da 2 signori che con fare minaccioso mi disse: professore, oggi è andata come è andata, ma la prossima volta si ricordi che io supererò l'esame. Vabbè, naturalmente investo il mio preside, investo l'arma dei carabinieri, ci consultiamo. Il tizio è di Africo, il ragazzo è di Africo. Mi metto d'accordo con la polizia, diceva preside, allora cosa vuole? Dico: voglio una gazzella dei carabinieri davanti alla facoltà e voglio dei poliziotti in borghese dentro l'aula. Semplicemente questo. Va bene, andiamo a fare l'esame, lo boccio nuovamente. Comunque il punto poi nodale non è questo, lo boccio nuovamente. E poi passa il tempo. All'appello successivo si presenta una ragazza brillantissima,
sprizzava intelligenza da tutti i pori, sciolta nel linguaggio, preparata, pronta nelle risposte, eccetera, eccetera. Bene, 30 lode, va bene. Io avevo l'assistente vicino che era calabrese, adesso insegna lì. E allora apro il libretto e leggo il cognome, Zavattieri. Era lo stesso cognome di quell'altro. Dico, vabbè, ce ne sono parecchi. Allora finisco questa va via, quindi dico, hai visto, c'era una ragazza che aveva lo stesso nome di quello lì. Allora lui, che conosceva il mondo, mi dice, guardi professore, che era la sorella. Era la sorella, dico io, sì, è la sorella. Non ci tiene a far sapere che è sorella di quel fratello, però era la sorella. Allora, punto di domanda. Erano due persone, figlie dello stesso padre e della stessa madre, cresciute entrambi ad Africa, nello stesso ambiente sociale. Avevano quindi la stessa situazione economica, le stesse possibilità, la stessa educazione, la stessa frequentazione, eppure quella lì era una studentessa modello, operosa, eccetera, eccetera, e quell'altro era un aspirante mafioso. Qual è la ragione di tutto ciò? Ci voleva la tua penna, sarebbe voluto la tua penna per scrivere una cosa del genere, e questo mi ha fatto ritornare, mi ha tolto molte certezze nella mia analisi sui mali del Mezzogiorno, sulle radici del perché la questione meridionale è ancora aperta, e se poi quanto della responsabilità è dello Stato, quanto è degli enti locali. A proposito, complimenti sull'analisi del ceto amministrativo. Insomma, tutti interrogativi che aspettano una risposta, ma i grandi libri suscitano interrogativi e provano timidamente a dare le risposte migliori e più utili. Grazie. Riprendo a questo punto le mie funzioni di datore di parola ad altri, diciamo, e chiedo se il Presidente vuole intervenire subito, prima che facciamo concludere. Ecco, allora facciamo concludere, io volevo solo un tuo intervento prima o dopo. No, ho detto concludere. Buongiorno. Prego. Preferisco in piedi, perché di fronte a te bisogna stare in piedi. Ma io mi limito soltanto a dire grazie, grazie a Giovannino Russo che ha accolto questo nostro invito, anche sotto la guida di Pesco Solido, di inserire questo bel libro all'interno della collezione che fu a suo tempo organizzata da Zanotti Bianco. È un libro affascinante, la tua prosa, che è stata qui peraltro ben sottolineata, e coinvolgente. Direi che ancora una volta ho trovato questo specie di mix, la capacità di individuare un'atmosfera, di individuare anche i caratteri delle persone, quindi questo taglio antropologico, e poi anche i dati, gli elementi che sono dati statistici, che fanno capire anche che cosa è realmente accaduto. Io non entro nel merito, posso solo dire che, avendo ascoltato gli interventi, anche se non ho sentito la tua introduzione, capito che già il libro è stimolante, sono interventi di notevolissimo livello, e voglio anche complimentarmi, mi consente, per la sua bellissima introduzione. L'ho letta due volte, guarda, anche perché, diciamo, di fronte a un certo pessimismo dilagante, io che frequento la Calabria e che in qualche maniera ho anche contatti al di là di quelli che sono legati all'anime, mi sono sempre domandato, diciamo, come in qualche maniera ci siano questi elementi di grande slancio, di grande potenzialità, con questi elementi che in qualche maniera ne impediscono lo sviluppo, tanto da porre la Calabria, come si dice, in coda
tutta una serie di statistiche, compresa ahimè quella della scuola, anche se di recente abbiamo potuto constatare che c'è un dinamismo anche all'interno e noi stiamo dando un contributo, perché riprendendo la tradizione proprio di Zanotti Bianco e dell'Animi, abbiamo impegnato anche la nostra associazione. Il professor Borsellino è venuto anche in una di queste nostre manifestazioni facendo una splendida lezione su Alvaro, se ti ricordi, e abbiamo in qualche maniera avviato anche delle sperimentazioni soprattutto nel settore dell'insegnamento delle materie scientifiche. Ecco. Vedo oggi con timore, ma questo non incrinerà minimamente il futuro degli critici, che le lettere dovrebbero essere cancellate dalle facoltà, visto la fine delle lettere, la fine della facoltà delle lettere, ma anche, come dire, le conseguenze ne potrebbero derivare. Però sicuramente, anche se dovesse essere cancellata la facoltà di lettere, rimarranno bei libri scritti bene come quelli di Giovannino Russo. Voglio solo dire che questo libro peraltro si inserisce, ma credo che l'abbia già rilevato Pesco Solido, in una tradizione di scritti e di indagini sulla Calabria. L'Animi comincia con una indagine proprio sulla scuola della Calabria, se ne susseguono altre eccetera eccetera, e quindi da un certo punto di vista per noi è una specie di ricomposizione di un rapporto con quello che originariamente è stato l'Animi, e su questo vogliamo impegnarci ancora. Utilizzando anche un'occasione, quest'anno è il 50° anniversario della morte di Zanotti Bianco, che è il nostro fondatore, quindi abbiamo tutto un progetto, un programma, una iniziativa da portare avanti. Nell'interno dell'attività dell'Animi ci sta anche un settore che è quello della Magna Grecia, che è un settore che abbiamo curato con molta attenzione e che rientra in quell'altra prospettiva di valorizzazione dei beni culturali, che è uno degli aspetti che a suo tempo fu messo in luce molto bene da Zanotti Bianco e anche sottolineato da Giovannino Russo. Ci sono dei riferimenti di Giovannino Russo nel suo libro dove dice che di fronte a un certo deserto che esisteva di iniziative, le uniche che portavano avanti ancora delle iniziative erano quelle appunto della scuola di Zanotti Bianco e dell'Animi. Abbiamo pubblicato 15 volumi dei Pinache, Silocre e Pizzefini, abbiamo pubblicato anche un'opera molto importante che adesso sta per uscire su Crotone. Insomma, stiamo cercando, cioè, di dare, per dir così, una consistenza scientifica a quelle che possono essere poi delle iniziative di carattere anche di sviluppo generale. Quindi, da questo punto di vista, il nostro impegno per la Calabria, da cui l'associazione ha tratto, per dir così, ha avuto il maggior impegno, continua, e quindi da questo punto di vista voglio confermare. Non devo aggiungere altro, voglio solo dire che la tua premessa, ecco, è in qualche maniera una specie di conclusione, parlo del capitolo iniziale, che fa immaginare che in sostanza noi non possiamo abrogare il Mezzogiorno. Ecco, da questo punto di vista, malgrado, come dire, adesso c'è una certa tendenza a dire che il Mezzogiorno non va affrontato secondo una certa tradizione, che il pensiero, che il problema del divario è una specie di condizionamento culturale e mentale che impedisce di capire che cos'è realmente il Mezzogiorno, secondo me si immagina, insomma, io non voglio soffermarmi su questo, si immagina che in qualche maniera un dato reale non sia da tenere in conto nelle valutazioni poi storico-politiche che si fanno, perché un libro che è uscito di recente che dice partire dal divario è qualcosa che condiziona, ho detto ma il divario esiste o non esiste? E se il divario esiste, diciamo, la classe politica, ma soprattutto anche, diciamo, le analisi culturali devono tenerne conto, non possono tenerne conto, perché se cioè l'idea che la parola crea i problemi e la parola stessa poi cancella i problemi occultandoli, insomma, dobbiamo stare attenti all'uso corretto della parola. La parola deve analizzare i fenomeni per come si verificano e per come, diciamo, si devono poi affrontare. Ora, l'introduzione tua ci mette sulla buona strada e in questo ti voglio dire con molta franchezza che ti inserisci all'interno del grande filone meridionalista che credo noi dell'Animi continuiamo a conservare. Quindi grazie caro Giovannino, aspettiamo ancora tanti tuoi iscritti.
per realizzare serate come queste, che speriamo, adesso la giornata non è proprio delle migliori, perché ci sono varie, però la prossima volta credo che avremo anche più pubblico, quale è quello che tu meriti. Grazie e buona giornata. Devo ringraziare naturalmente molto gli amici che hanno parlato del mio libro in maniera così bella e così favorevole. Io avevo proprio scritto che devo la scoperta della Calabria e il regalo che mi è unito a essa a Corrado Alvaro, grazie alle pagine di Gendina Spromonte, e proprio la poesia di quegli scritti e le sue riflessioni mi hanno portato a scandagliare la realtà calabrese sotto la suggestione della rappresentazione letteraria di questo grande scrittore. Alvaro lo avevo conosciuto al Mondo e il settimanale diretto a Mario Pannunzio, e con lui avevo stretto un rapporto di amicizia che durò fino alla morte. Quando ho deciso di scrivere questo libro, ho dato uno sguardo ai reportage che avevo dedicato alla Calabria a partire dalla fine degli anni 40, e rileggendoli mi si è formato davanti agli occhi come un mosaico dal segno sempre più chiaro, e ho fatto una scoperta: che i problemi che avevo affrontato tanto tempo fa erano gli stessi di oggi. La Calabria è rimasta immobile. Ho raccolto i miei scritti e le mie ingreste perché permettono di gettare luce sulle cause profonde che sono alla base del mancato sviluppo e delle condizioni di arretratezza economica in cui versa tutt'oggi la regione. Sicché non si riflette sul... e che sono rimaste ai margini del dibattito politico e intellettuale. L'immagine della Calabria che emerge dalle indagini che ho effettuato negli anni della ricostruzione del dopoguerra oggi è diversa da quello che risulta veicolata dai media, in particolare dal mezzo televisivo. Sia la Calabria sia il Sud in generale erano rappresentati negli anni passati, in particolare nel periodo che va fino agli anni 70, con maggiore rispetto della realtà. Questo perché era un interesse ideologico e politico che animava partiti, sindacati e operatori della comunicazione. Attualmente questi motivi ideali non ci sono più, e il confronto tra la Calabria e le altre regioni si fa solo sulla base degli aridi dati delle statistiche dell'Istat o dei bilanci degli enti pubblici non sempre correttamente amministrati. Questo avviene perché ha più audience una storia in cui si raccontano episodi e avvenimenti che confermano luoghi comuni, il che non succede solo per la Calabria. La tendenza dei media infatti è quella di colpire con fatti clamorosi l'attenzione del pubblico. Così la scoperta del radicarsi dell''ndrangheta in Lombardia, fenomeno che risale a 40 anni fa, viene presentato come un fatto recente e sorprendente, sicché non si riflette su come questa esportazione sia lentamente avvenuta. Viene data così un'immagine scontata di una regione che invece possiede nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni, qualità che meriterebbero di essere fatte conoscere e apprezzare. La Calabria potrebbe sfruttare la sua posizione geografica per rovesciare le condizioni di sviluppo. Inoltre è in atto una vera e propria rivoluzione che ha avuto al centro il mondo della scuola, che sta colmando il divario tra nord e sud. Proprio la cultura, le università sono il motore fondamentale in grado di risollevare le potenzialità economiche e sociali anche di una regione come la Calabria. Devo ringraziare Vito Tetti per l'acuto e profondo saggio introduttivo. Da attento osservatore della realtà meridionale, Tetti sottolinea come la vera rivoluzione del dopoguerra sia stato il massiccio esodo contadino che ha modificato in profondità le radici sociali del Mezzogiorno. Il fenomeno migratorio ha avuto come effetti collaterali l'impoverimento umano e sociale, la trasformazione della mafia rurale, la riduzione della questione meridionale a questione criminale. Queste sono alcune delle cause che hanno reso
inalterabile la struttura sociale della Calabria, inchiodandola al proprio passato e impedendola di progettare il proprio futuro. In questo libro io in realtà ho voluto rappresentare invece anche le prospettive di un progresso e di uno sviluppo verso il futuro che possa cancellare questo passato. E volevo anche concludere ringraziando tutti per il modo come hanno parlato del libro e delle prospettive che io indicavo come possibili per un futuro della Calabria e del Sud diverso da quello attuale. Grazie ancora, carissimo Giovanni. Ci sono ancora 5 minuti, se c'è qualcuno del pubblico che vuole porre qualche quesito, altrimenti chiudiamo. Bene, grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Altre cose, questo suo saggio.